l'omicidio del piccolo James Bodger rappresenta uno degli eventi più tragici e scioccanti nella storia criminale del Regno Unito, avvenuto il 12 febbraio del 1993, quando un bimbo di 2 anni, originario di Kirkby, in Inghilterra, fu rapito e brutalmente ucciso da 2 bambini di 10 anni. James scomparve dal New Strand Shopping Center a Bootle, dove si trovava con la madre Denise per fare la spesa. Il suo corpo mutilato fu ritrovato sui binari di una linea ferroviaria a Walton, 2 giorni dopo la scomparsa. Poco dopo il rapimento, iniziarono le ricerche disperate per ritrovare James. Le telecamere di sicurezza presenti nel centro commerciale registrarono le ultime immagini del piccolo mentre veniva condotto all'esterno da 2 bambini, identificati successivamente in Robert Thompson e John Venables. Le immagini mostrarono anche i 2 assassini osservare i bambini che passavano vicino all'entrata del centro commerciale, intenti a scegliere una possibile vittima. Dalle indagini condotte successivamente e dalle testimonianze degli assassini, emerse che inizialmente il loro intento era quello di prendere un bambino e di portarlo in mezzo alla strada per provocare un incidente. Così, tentarono dapprima di attirare verso di loro un bambino di 2 anni che giocava fuori da un negozio con la sorellina, ma la madre recuperò il piccolo e li scacciò. Fu a questo punto che Robert Thompson e John Venables decisero di recarsi presso il centro commerciale, rapendo alle 15:40 il piccolo James, mentre attendeva all'ingresso di una macelleria la madre, intenta a fare la spesa. I 2 condussero per mano James Bodger per circa 4 chilometri, fino a raggiungere un canale, dove Robert iniziò a scherzare sulla possibilità di gettarvi il piccolo. Successivamente uno dei 2 sollevò per i piedi James, lasciandolo ricadere sulla testa, provocandogli così una profonda ferita sulla fronte, che John coprì con il cappuccio del suo giubbotto per mascherare la ferita. Molte persone notarono il trio, ma nessuno li fermò, ritenendoli 2 bambini in compagnia del proprio fratellino. Un motociclista testimoniò in seguito di aver visto i 2 ragazzini trascinare il bimbo contro la sua volontà. Altri invece affermarono che Robert gli tirò un colpo nelle reni per convincerlo a procedere, perché puntava i piedi e non voleva seguirli. Di fronte alle resistenze di James, John lo prese per le gambe e Robert per il busto, trasportandolo di peso fino al prato davanti a un ristorante. Qui una donna anziana, notate le ferite di James, si avvicinò chiedendo se ci fossero problemi, ma i 2 risposero di non conoscere il bambino, ipotizzando che si fosse perduto, e di averlo trovato in fondo a una collina. La donna indicò ai ragazzi la più vicina stazione di polizia, ma si stupì nel notare che essi si dirigevano in direzione opposta a quella indicata, così li richiamò, senza tuttavia ottenere risposta. Il trio giunse fino a County Road, dopo aver percorso altre 2 miglia. Verrà dimostrato dalle indagini che complessivamente i 3 furono visti da 38 persone, che avrebbero poi testimoniato e che sarebbero diventate oggetto di diverse polemiche, dal momento che nessuno di loro era intervenuto. Verso le 17:30, John, James e Robert si diressero verso la ferrovia di Walton e Anfield, sulla Walton Lane. I fatti stabiliti dal processo accertarono che qui uno dei bambini tirò sul viso di James una vernice blu rubata al centro commerciale, e che entrambi lo colpirono con mattoni, sassi e con una sbarra d'acciaio, pesante 10 kg. Il piccolo fu preso anche a calci, e Thompson gli diede una pedata così forte sul viso, tanto che l'impronta della sua scarpa vi rimase stampata, venendo rilevata successivamente dall'analisi forense. James subì fratture al cranio dovute all'utilizzo della sbarra d'acciaio. Tuttavia, secondo Owen Williams, il medico forense che esaminò il caso, James soffrì talmente tante ferite che fu impossibile stabilire quale fosse stata quella fatale. Prima di andarsene, i 2 bambini depositarono James ancora vivo, sui binari ferroviari, coprendo la sua testa con dei sassi, nella speranza che un treno lo investisse e che la sua morte sembrasse accidentale.
dopo che gli assassini ebbero abbandonato il luogo del delitto, il corpo del piccolo fu effettivamente tranciato in due da un treno di passaggio. Il 14 febbraio il corpo mutilato di James venne ritrovato, e il medico forense verificò che era morto prima del sopraggiungere del mezzo. La condotta dei due ragazzini durante l'interrogatorio risultò diversa. Thompson rimase sostanzialmente freddo, piangendo solo occasionalmente ed in modo poco credibile, negando sempre qualsiasi addebito a suo carico, affermando anzi, quando non poté più negare di essere stato presente sulla scena del crimine, di aver tentato di salvare il piccolo James da Venables, descritto come uno psicolabile. Venables fin dall'inizio ebbe una reazione isterica, piangendo ininterrottamente, tanto che fu molto difficile condurre il suo interrogatorio. Inoltre era molto preoccupato dal giudizio di sua mamma. Quando però i genitori gli dissero che avrebbero continuato a volergli bene, reagì saltando in braccio alla madre, ammettendo l'omicidio del piccolo James. Da quel momento iniziò ad aggiungere nuovi particolari alla sua narrazione, affermando che l'idea e la messa in atto del crimine era stata di Thompson e che lui si era limitato a partecipare in maniera passiva. Ammise di aver tirato dei sassi su James, ma disse di aver usato solo piccole pietre, mancandolo di proposito, mentre Thompson aveva materialmente ucciso il bimbo. Negò invece tutte le altre accuse, ma i test forensi verificarono che entrambi i ragazzi avevano i vestiti sporchi della vernice blu rubata al centro commerciale, oltre che sangue sulle scarpe, segno della presenza di entrambi sul luogo dell'omicidio. John e Robert furono giudicati colpevoli e condannati a trascorrere almeno 10 anni in custodia presso un carcere minorile. Nel 1999 gli avvocati di Venables e Thompson fecero appello al Tribunale Europeo dei Diritti dell'Uomo, affermando che il processo ai loro assistiti non era stato legale, dal momento che all'epoca dei fatti i due erano troppo giovani per essere giudicati da una corte per adulti. La Corte europea rispose favorevolmente e, nel giugno del 2001, dopo 6 mesi di revisione, i ragazzi non furono giudicati più una minaccia per la pubblica sicurezza, ottenendo la libertà sotto identità segreta, in base ad un programma simile a quello previsto per la protezione dei testimoni. Venables e Thompson ottennero così la libertà condizionale a vita, che consentiva la loro immediata incarcerazione, qualora il loro comportamento si fosse rivelato pericoloso per la collettività. Inoltre, fu loro vietato di incontrarsi per il resto della vita. Il 21 giugno 2010, Venables venne accusato di possesso e diffusione di materiale pedopornografico, ricevendo una condanna a 2 anni di carcere per il download e la distribuzione di immagini indecenti di bambini, oltre al divieto di utilizzare internet per 5 anni. A seguito di questa condanna il nome di John Venables venne inserito nel registro degli incriminati per reati a sfondo sessuale. Il 4 luglio 2013 il tribunale decise il rilascio di Venables, che ottenne ancora una nuova identità e la libertà vigilata per il resto della sua vita. Ma il 23 novembre 2017, Venables venne nuovamente arrestato e accusato di possesso di materiale pedopornografico, ricevendo questa volta una condanna a 40 mesi di prigione. Per la madre della piccola vittima James Bolger, i ripetuti arresti di John Venables rappresentano la dimostrazione di quanto quest'ultimo sia sempre stato perverso e psicopatico. Mentre per il padre Ralph, i milioni di sterline spesi per la riabilitazione dei due assassini non sarebbero serviti a nulla.